Il Renzi è nato da voglia di, intanto che hanno tutti i piloti del mondo, di avere una pista propria. Ci siamo sempre allenati in delle cave, diciamo, che ci siamo fatti prestare, e con delle moto da cross con la ruota dietro meno tassellata per cercare di fare i traversi. E il Renzi è l'evoluzione di questo allenamento, quindi una pista di flat track, un ovale come si usano in America. E quindi da lì è nato il Renzi, che è diventato senza dubbio il nostro parco giochi, ecco. Nel ranch di base ci sono quattro piste. Il giro intero è 2,5 km. Si gira in 2:10 più o meno, dipende dalle giornate. Allora, c'è l'ovale classico con dentro un ovale più piccolino. Poi c'è la parte del fagiolo, noi la chiamiamo, diciamo. E poi c'è la parte del TT, che è una parte molto differente, un po' più stretta e un po' più lenta anche, che è questa, che si va su qua, si ritorna giù, si ripassa dentro il fagiolo. Poi c'è anche una piccola pista da cross, facile, diciamo, che gira intorno. Sta diventando sempre più affascinante il ranch, no? Perché tutti i piloti, soprattutto perché tutti i piloti vogliono venire a vedere com'è, a provare, perché è una pista un po' diversa dalle altre, no? E c'è un'atmosfera bellissima, secondo me, perché cioè molto privata. Anche tanti piloti che sono venuti sono potuti stare un giorno in tranquillità, in relax, senza pressione, solo cercando di divertirsi e dare il gas. È una curva doppia, perché per quello che si chiama Rossi Graziano. Perché lui, no, quando parlava di lui, diceva sempre: io sono Rossi Graziano. Allora è una curva lunga, la Rossi Graziano che chiude. E allora, siccome lui è stato sempre il nostro mentore del traverso, il nostro guru del traverso, gli abbiamo dedicato anche una curva. Sì. Mi chiamo Rossi Graziano. Sono un ex pilota di moto che però si è allenato con le moto da flat track fino al mese scorso con Valentino a Tavuglia, perché io sono il barbo di Valentino, e adesso avrei deciso di smettere con le moto perché cado, continuo a cadere ogni tanto e mi faccio sempre del male. E allora vorrei essere solamente un pilota di automobilismo, corro con le automobili da rally e mi piace molto guidare di traverso. Essere un pilota della MotoGP ed essere ancora uno dei più forti dopo tanti anni è un grande motivo di orgoglio per me. E il bello è proprio quello, che prima di salire in moto, prima di fare la gara, la sensazione, l'adrenalina, quello che provi è esattamente uguale a 20 anni fa, ecco.